Ben trovati sul mio canale. Oggi facciamo una bomba di golosità, le pesche di pan brioche. Allora, incominciamo a sbattere l'uovo con lo zucchero. Se non avete la planetaria, fate con una frusta a mano e poi continuate a mano lo stesso procedimento. Adesso mettiamo la buccia del limone grattugiata. Prendiamo limoni biologici, mi raccomando, lavati bene, e solo la parte gialla. Io metto una bustina di vanillina, ma potete metterci benissimo l'estratto di vaniglia. Vado a sbriciolare il lievito di birra. Vi ricordo che le dosi ve le dico alla fine. E poi li trovate in info box. Metto il latte appena tiepido e faccio girare. Sciogliamo bene il lievito. Adesso aggiungo la farina un po' per volta. La farina io uso la Manitoba. Facciamo girare un pochino con le fruste, poi cambiamo e mettiamo il gancio. Metto anche un pizzichino di sale. Messa tutta la farina, mettiamo l'olio piano piano. Io uso quello di girasole. Facciamo girare finché non si assorbe bene l'olio. Con una spatola raccogliamo bene l'impasto sulle pareti. Facciamo girare 2-3 minuti e poi lo facciamo riposare. Copriamo e lo facciamo riposare 30-45 minuti, dipende dalla temperatura che abbiamo. Se è inverno, anche 45 minuti, un'ora. Se no, basta anche mezz'ora se è caldo proprio. Riprendo l'impasto e lo faccio girare qualche minuto finché non si incorda un pochino nel gancio. Non lo fate girare troppo, sennò si scalda e si squaglia. Ci dobbiamo accontentare, ecco, vedete? È elastico. Un altro minutino e poi basta. Ecco, adesso mettiamo l'impasto sul piano di lavoro. Allora, io ho il piano di marmo, metterò un po' di olio, ma se avete la spianatoia di legno, metteteci un po' di farina. Adesso lo facciamo riposare 20-30 minuti e poi lo lavoriamo un pochino. Ricominciamo a lavorare l'impasto. Facciamo qualche piegolina. Allora adesso facciamo le porzioncine. Io le farò sui 50 grammi ciascuna. È importante farle abbastanza uguali, se no quando le andiamo ad accoppiare non ci stanno bene insieme. Bene, sono risultate anche pari, quindi non ci rimane nessuna sciopica. Adesso formiamo una pallina, la rigiriamo la pasta su se stessa e chiudiamo.
e le mettiamo su una teglia con della carta da forno, un po' distanziati perché poi cresceranno naturalmente. Adesso in lievitazione almeno un paio d'ore. Li mettiamo nel forno spento, volendo con la luce in accesa. Io ho utilizzato l'olio per formare le palline, quindi non c'è bisogno di spennellarle sopra, sono belle unte. Ma voi se usate la farina, alla fine con un pennellino le passate con l'olio, se no si seccano. Facciamo una crema al microonde velocissima con due torli, 3 cucchiai di zucchero, 2 cucchiai di farina. Mischio insieme. Adesso metto un po' alla volta nelle uova e sbatto. Metto un pochino di latte, sarebbero 300 ml. Ecco, adesso metto tutto il latte un po' per volta e mischio bene. Quindi vi ripeto, 2 tuorli, 3 cucchiai di zucchero belli colmi, 2 cucchiai di farina sempre abbondanti, colmi, e 300 ml di latte. Adesso metto in microonde per un minuto. Un minuto e poi controlliamo, sbattiamo con la frusta. Poi un altro minuto e facciamo lo stesso procedimento. Passiamo bene la frusta, frulliamo, mischiamo bene e mettiamo dentro altri 30 secondi. Mischiamo bene. La crema è pronta. Adesso aromatizzo con la buccia del limone biologico, solo la parte gialla, Mezzo limone è più che sufficiente. Adesso per metterla a raffreddare potete metterci una pellicola a contatto con la crema, o se no ogni tanto giriamo con la frusta coperta con un tovagliolino di carta. Sono passate 2 ore, le nostre pagnottelle sono belle gonfie, adesso inforniamo a 180 gradi per circa 15-20 minuti da controllare. Eccole qua, hanno cotto circa 17-18 minuti. Non le fate troppo cotte perché altrimenti vengono dure, invece devono restare sofficissime e queste lo sono. Adesso le facciamo raffreddare un po'. Intanto preparo l'Archemens che ho allungato con un po' di acqua, quello secondo il vostro gusto, se vi piace più tenue oppure più forte, e dello zucchero semolato. Anche la nostra crema è pronta e raffreddata. Allora, per l'impasto di queste bellissime pesche ho utilizzato 400 g di farina Manitoba, 12 g di lievito di birra fresco, 50 g di olio di girasole, una bustina di vanillina, la buccia di un limone biologico grattugiata, 200 g di latte, un uovo, 100 g di zucchero
e un pizzico di sale. Adesso, dalla parte sotto, apriamo un buchetto. Adesso con un cucchiaino glielo mettiamo un pochino dentro e poi lo inzuppiamo fuori. Non volete macchiare le mani, mettete i guanti. Adesso prendiamo la crema e la andiamo a mettere in mezzo. Poi accoppiamo e passiamo nello zucchero. Sono venute delle bombe. E via via andiamo a riempire tutte. Io ho la fortuna di avere l'albero del pesco e ho preso le foglie vere del pesco, ma potete metterci anche foglia di menta, di basilico, per fare colore. Guardate che spettacolo! Allora, a me mi sono avanzati 4 paninetti. Non mi è bastata la crema perché ho abbondato, eh. Per farli tutti fate un uovo in più, casomai un tuorlo in più. Io tanto quelle le posso mangiare anche con la marmellata. Beh, un mozzichetto glielo darò. Solo un mozzichetto, però. Come resistere? No! Non si può descrivere. Ciao!